Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Pietro VRN. Oggi ci troviamo qui su Farming Simulator 19 nella mappa Colline d'Italia, episodio numero 19 della serie. Questo episodio però è prevalentemente concentrato per presentarvi una mod uscita fresca fresca nel mod hub. Si tratta di una novità assoluta almeno per Farming, è un nuovo brand italiano. Parlo della Selvatici. Questa è una Selvatici, vangatrice Selvatici serie 150-95, un accessorio che praticamente si occupa prevalentemente di ripuntare il terreno. Funziona quindi da coltivatore, arieggiatore, ma può essere usata anche come aratro, ragazzi. Io ve la mostro nel frattempo in tutti i suoi dettagli, sia internamente che esternamente. Una mod che è opera del gruppo di Roby e Lelex Modding, che fa parte anche del gruppo FSI Group. Finalmente vediamo quindi un nuovo brand italiano su Farming Simulator, il gruppo Selvatici, e quindi la prima attrezzatura è proprio questa vangatrice. Io volevo diciamo provare questa vangatrice. Innanzitutto vi mostro dove la trovate, che è la cosa più importante. La trovate appunto nella categoria attrezzi, su Erpici Potenti, ragazzi. Trovate quindi il brand Selvatici, questa mod a 9.500 euro, una larghezza di 1,80 m per soli 95 cavalli di potenza richiesta, ragazzi. Guardate che meraviglia questi dettagli estetici di questa mod, che adesso vedrò di testare in campo, ragazzi. E allora, la mia idea era di appunto prenderne due, ma perché questo? Portarle su due campi differenti, ragazzi. Allora, innanzitutto ho preso anche questi due Fiat 670H, hanno entrambi 100 cavalli di potenza, che per questa vangatrice vanno più che bene. Allora, io direi di salire a bordo di questo Fiat 670H e prendere una delle due vangatrici. Prendo questa qua, ragazzi, e mi dirigo nel campo 7, ragazzi. Se vi ricordate bene, nell'episodio precedente mi ero occupato di liquamare proprio quel campo e di ararlo. Potrei utilizzare questa vangatrice per testare nel suo ruolo di coltivatore, ragazzi. Quindi andrò a ripuntare quel terreno, quindi farò qualche passata su quel terreno, giusto per mostrarvi questo macchinario in azione. Accendiamo anche le luci. Perfetto, mettiamoci in posizione. Alziamo anche la visuale. E guardate che meraviglia l'animazione. Al passaggio di questa vangatrice, chiaramente il dettaglio estetico del terriccio che viene praticamente espulso fuori e rimescolato.
Davvero bello da vedere, ragazzi. Spero di mettermi il più vicino possibile. Al limite, metto l'operaio in azione e farò delle visuali più ravvicinate. Nel frattempo, però, vorrei occuparmene un po' io, ragazzi. Nella descrizione vi dicevo che è possibile principalmente usarla come chiaramente coltivatore, è possibile usarla come chiaramente areggiatore, però può essere usata anche al posto di un aratro. E il mio test verteva anche nell'usare questa vangatrice anche su di un campo che necessita chiaramente di aratura. Nel frattempo io però la provo su questo campo, faccio qualche altra passata, casomai metto chiaramente l'operaio in azione. Faccio delle inquadrature più ravvicinate, davvero spettacolare nel dettaglio. Non so se notate anche una chicca, quando praticamente le vibrazioni chiaramente create dal macchinario tendono a fare leggermente oscillare anche la copertura dell'attrezzatura che protegge chiaramente le lame che sono chiaramente in azione e girano ad una velocità parecchio sostenuta, ragazzi, guardate. Spero che si possa vedere. C'è adesso una inquadratura, diciamo, all'interno di questi meccanismi in azione. Veramente ben fatta questa vangatrice, spettacolare ragazzi. E allora io direi di fare un'altra cosa, quindi lasciare l'operaio in azione sul campo 7 e dirigermi su quest'altro Fiat 670 e prendere l'altra vangatrice, ragazzi, e dirigermi invece nel campo 1, ragazzi. Perché questo campo 1, ragazzi, che adesso vi vado a mostrare, entrambi, sia il campo 1 che il campo 2, che erano stati, diciamo, dove avevo fatto delle lavorazioni a mais, necessitano chiaramente di aratura, però siccome questa vangatrice può di fatto essere utilizzata anche al posto di un aratro, perché non sfruttarla nel A tale scopo, ragazzi, quindi contemporaneamente andrò a ripuntare questo terreno, ad arieggiare questo terreno e quindi a ripristinare lo stato dell'aratura, ragazzi, come se avessi passato l'ara. Ovviamente non vedrò chiaramente l'aratura, la texture dell'aratura, però. E allora io direi di mettermi bene in posizione per ok e andare a lavorare questo campo 1. Ovviamente farò una parte del campo giusto per mostrarvi questa vangatrice in azione. Io credo che trova la sua giusta collocazione in terreni piccolini come questo, ragazzi. Poi potete ovviamente armarmi anche un po' di fantasia,
so, potresti utilizzarlo all'interno di un vigneto, tra i filari, in un frutteto, ecco, questa vangatrice trova sicuramente la sua giusta collocazione in vari modi, ma sicuramente in terreni chiaramente più piccolini. Non richiede poi, ripeto, tanti cavalli, per cui. Ho scelto questo piccolo Fiat 670 per utilizzarla qui e mostrarvela su Colline d'Italia, ragazzi. Quindi un nuovo brand, ciò che è importante comunque è capire che un nuovo brand italiano si affaccia all'orizzonte di farming, questa volta inizialmente con una vangatrice. Ma sicuramente di selvatici, del brand selvatici, ne sentiremo parlare con altre tipologie. Nel frattempo è uscita questa vangatrice, grazie, ripeto, al lavoro di Roby Lelex Modding, ma sicuramente usciranno altre attrezzature di questo brand. È sempre un piacere vedere brand italiani affacciarsi su farming e ve lo porto volentieri. E allora io direi di spegnere tutto, adesso mettermi in posizione e spegnere anche il motore e scendere da questo Fiat per i saluti, ragazzi. Spero che anche questo episodio test qui su Colline d'Italia vi sia piaciuto. Vi ho presentato questa vangatrice, però prima di chiudere l'episodio volevo farvi notare un'altra cosa. Come potete notare, ovviamente ho tolto praticamente lo stato della aratura richiesta perché ho quindi di fatto coltivato questo terreno, ma anche arato contemporaneamente. Vedete la differenza? Giusto per farvi capire, ecco. Quindi ripeto, anche questo 19esimo episodio qui su Colline d'Italia, un episodio diciamo prevalentemente dedicato a questa nuova vangatrice, a questo nuovo brand selvatici che fa la sua comparsa su farming, ripeto, si conclude qui. E noi ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e io vi lascio i miei saluti, ragazzi. Ciao ciao!